Con tutte le formule di trigonometria viste fino adesso, più quello che sappiamo di prodotti notevoli, di algebra, eccetera, è possibile, quando serve, verificare le cosiddette identità goniometriche. Cosa sono le identità goniometriche? Sono delle equazioni in cui però, come succede anche nelle equazioni stesse, quando i due membri sono solo scritti in forma diversa ma sono equivalenti, l'equazione diventa un'equazione indeterminata, nel senso che non si può trovare la x, però si conferma che sono uguali primo o secondo membro. Per esempio, adesso qui ci sono tre esempi, da uno molto facile a uno un po' più complicato. La somma cos quadro x in quadro x sappiamo che è uguale a 1, è una delle equazioni fondamentali della trigonometria, quindi questa è una banalissima identità goniometrica, un po' meno quella dopo e ancora più complessa l'ultima. Facciamo un paio di svolgimenti giusto per rendersi conto di cosa voglia dire. Allora, dei due membri prendiamo magari questo più complicato e vediamo se riusciamo, sostituendo, non so, qui abbiamo cos alfa e cos beta, abbiamo tutti i cos, quindi dobbiamo far sparire le funzioni sen in qualche maniera, in modo che abbiamo solo le funzioni cos. Allora, prima cosa, questo sen quadro beta diventa 1 meno cos quadro beta, dalla famosa identità, relazione fondamentale, che poi è quella della prima identità, della trigonometria. Lo stesso qua, meno sen alfa, trasformiamolo anche lui con il cos, quindi viene 1 meno cos quadro alfa per cos quadro beta. Adesso che è tutto cos, vediamo intanto di fare con gli archetti i prodotti in modo da vedere cosa viene fuori. Per esempio, cos quadro alfa per 1 fa cos quadro alfa, poi cos quadro alfa per meno cos quadro beta, più per meno fa meno e c'è cos quadro alfa e cos quadro beta. Poi qui abbiamo un meno, parentesi, mettiamo tutto in meno. Questo 1 per cos quadro beta fa cos quadro beta e questo meno cos quadro alfa per il cos quadro beta fa meno cos quadro alfa cos quadro beta. Da qui vediamo che cosa. E beh, questo prodotto cos quadro alfa cos quadro beta, qui è con il meno davanti, qua uguale uguale, c'è cioè un meno davanti, ma il meno davanti qui lo fa diventare più, quindi praticamente questi due termini vanno via. Vedete che l'identità è confermata perché c'è rimasto al secondo membro cos quadro alfa meno cos quadro beta, che è proprio quello che avevamo a primo membro.